non è un'opinione, no, in effetti non lo è, anzi è l'unica disciplina che può essere dimostrata da chiunque, in qualsiasi parte del globo, indipendentemente dall'età, dalla classe sociale, dalla situazione politica intorno, dal genere, anche dalle opinioni politiche. Da una certa ipotesi ad un gruppo di ipotesi si giunge a una tesi, al risultato. Quindi la matematica è molto democratica, è forse la più democratica delle discipline, perché tutti, ognuno da solo o quasi, nei secoli dei secoli, così sarà sempre, così è da sempre, parte da un punto e arriva a un altro. Il punto di partenza, il punto di arrivo sono sempre gli stessi, e nonostante questa rigidezza che sembrerebbe portare a una griglia, a una gabbia, a una specie anche una gabbia dorata quando uno si diverte, nonostante questa assolutezza, la matematica lascia molto liberi sulla scelta del percorso. I percorsi possono essere più brevi o possono essere arzigogolati, ognuno può scegliere il suo. E quindi questo mi ha sempre molto divertito, che una disciplina così rigida all'interno invece lasciasse grandi, grandi spazi di libertà. In fondo somiglia moltissimo, moltissimo al tennis, come forse ha raccontato già bene David Foster Wallace: data l'altezza della rete, la lunghezza del campo, uno può decidere se giocare di dritto o di rovescio e contro quali avversari battersi. No, no, la matematica non è un'opinione, proprio per questo è molto divertente.